a Torre Grotta. Io sono di Torre Grotta, sono cresciuto qui da quando avevo 8 anni e qui ho iniziato a studiare musica. Quindi stasera vi parlo di musica ed è bello farlo nel luogo in cui è nata. Oggi sono un compositore, mi trovo a Madrid e quindi ho cambiato, diciamo, il lato della staccionata musicale. Questo mi ha dato la possibilità di vedere un po' la materia musicale da un'altra prospettiva, quella di chi la fa. In realtà non è sempre stato così. Oggi parliamo un po' di quest'epoca del Seicento, quindi del barocco, ed era un'epoca in cui il compositore e lo strumentista, l'interprete, erano la stessa persona. Lo specializzarsi è qualcosa che è venuto dopo. Anche l'idea della musica come qualcosa di sacro è venuta un po' dopo. C'era la musica sacra, ma la musica sacra era quella che si faceva in chiesa. Non c'era il rituale del teatro in cui si entra all'orario stabilito, si fa silenzio, non si può neanche starnutire o tossire perché ti guardano male. In Spagna addirittura c'è un avviso all'inizio che dice: si prega di non tossire. Se volete tossire dovete morire, e non si può tossire. No, la musica era qualcosa che accompagnava la quotidianità. Se ci trovavamo in una corte, quindi tra i nobili, la musica aveva un carattere più solenne, era fatto da compositori che avevano bisogno della protezione, quindi dei soldi, del potente di turno, e quindi dedicavano l'opera, scrivevano la musica in un certo modo che potesse piacere. Questo è importante, il modo in cui si scriveva, perché come vedremo in questo passaggio, in questa carrellata tra compositori, lo stile, cioè appunto la tecnica, il sistema che si usava per comporre, era fondamentale. Tutti dovevano essere d'accordo con lo stile in voga in quel momento, pena rimproveri. Cioè ci si ammazzava tra le persone, non letteralmente ma letterariamente. Si scrivevano dei libri per insultarsi tra compositori. Questo ci fa capire quanto fosse viva e importante la musica. A voi piace la musica? Sì. Questo mi fa molto piacere. Non sareste qui probabilmente altrimenti. Però oggi come l'ascoltiamo la musica? Oggi se ne ascolta tantissima di musica, molto più che 20 anni fa. La musica oggi è onnipresente. Si ascolta in televisione, si ascolta negli AirPods, già gli auricolari sono vecchi, si ascolta sotto un film, si ascolta nella pubblicità, la musica è presente sempre. In quell'epoca era molto più difficile accedere alla musica, perché bisognava comporla, bisognava mettere in scena con dei musicisti e bisognava essere o un ricco potente che poteva comprare questo spettacolo, oppure trovarsi, come vedremo questa sera, a Venezia, durante il barocco, il tardo barocco, soprattutto nel periodo di Carnevale, che era quel periodo che iniziava subito dopo Natale e arrivava fino al Martedì Grasso. Era un periodo di feste ed era un periodo in cui le persone che non erano dei nobili potevano andare al teatro, ce n'erano tantissime a Venezia, ad ascoltare musica. Si ascoltava soprattutto opera, ma bisognava ovviamente pagare. Parlando di musicisti, io prego di entrare i musicisti che ci accompagnano questa sera. Giulia Rappazzo, buongiorno. Allora, già potete vedere che gli strumenti non sono quelli tipici, non ci sono le chitarre elettriche, non ci sono le console con i dischi o i laptop della Apple, ma abbiamo dei flauti dolci che sicuramente conosciamo tutti perché siamo passati per queste forche caudine dell'educazione musicale a scuola. Abbiamo un pezzo di legno lungo a forma di tubo che oggi è diventato un fagotto, ma all'epoca era veramente complicato da gestire. Si chiama dulciana, parente stretto il fagotto, però come vedete non ha nessuna chiave, ce n'è una giusto laggiù per aiutare, però sono fori come fossero quelli del flauto. Gli strumenti a fiato avevano tantissime cose in comune. La differenza fra i flauti e questo strumento, la differenza grande, oltre alla dimensione che è ovvia, è che quello strumento lì, la dulciana, si suona
con una doppia arcia, cioè sono due lame di canna che vibrano e producono il suono. Io userò i musicisti in questo caso per aiutarmi un po' in questo percorso che facciamo. Suoneranno questa sera musiche di tre autori che adesso andiamo a scoprire. Quindi prego Vito se mi dà una mano con la presentazione. Allora, questa immagine cosa vi suggerisce? Devo fare più difficile, sì. Vivaldi, altro Vivaldi, quattro stagioni. Famosissimo per questa composizione con un concerto grosso. Noi questa sera lo ascolteremo nell'altra sua versione, che è quella di compositore di musica vocale. Vivaldi è l'ultimo in ordine cronologico di questa nostra carrellata. Nasce a Venezia e muore a Vienna. Nasce in una famiglia modesta, però apprende in fretta a suonare, soprattutto il violino, e diventa un violinista eccellente, diventa un violinista, probabilmente il miglior violinista della sua epoca a Venezia. Muore molto male, non aspetta, ritorniamo un attimo prima, muore malissimo perché, come vedremo, la sua carriera va fino alle stelle, però poi la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Lui si trasferisce a Vienna per cercare i favori del principe, dell'allora principe di Vienna, che muore l'anno successivo, e lui non riesce più a trovare nessuno che compri la sua musica. Quindi riesce a vendere gli ultimi suoi libri di musica. Importante, in quell'epoca la musica si stampava e si vendevano i libri di musica, le raccolte di musica. Quindi svende gli ultimi libri che aveva, poi non ce n'è più e muore povero. Viene sepolto addirittura in una fossa comune, cioè non si sa dove è sepolto, tanto che ci sono oggi due targhe a Vienna, uno dove è vissuto alla fine e uno dove si suppone che sia stato sepolto. Quindi violinista, compositore, impresario teatrale, questa cosa è molto importante perché in quel periodo a Venezia, diciamo che è già dal 37, al 1637, però diciamo a metà del 600 a Venezia, il teatro d'opera è importantissimo, tanto che chi possiede un teatro lo affitta a un impresario, e l'impresario, che ha alcuni anni a disposizione, contratta compositori, librettisti, cioè gli autori dei testi, contratta i musicisti, contratta i cantanti, che dovevano essere delle superstar dell'epoca, perché sennò la gente non andava a teatro, e tutto quello che si guadagnava l'impresario lo poteva tenere. Quindi è un lavoro difficile. Inoltre era un prete, era detto il prete rosso perché non si vede da qui, ma aveva i capelli rossi. Anche se lui non ci aveva molta voglia di dire la messa, infatti per questo è anche stato cacciato a un certo punto da una città. Andiamo avanti. Un piccolo appunto sul suo catalogo. Scrivere un concerto è faticoso, io lo so, fidatevi, ci vuole tanto tempo. Lui ha scritto 600 fra concerti e sonate. Ha scritto anche più di 100 cantate, cioè opere vocali, ha scritto quasi 100 brani di musica sacra, ha scritto 45 opere liriche, 45 sono veramente tantissime. Il tutto mentre era un violinista, prendiamo rapidamente, un prete, come abbiamo detto, un impresario teatrale e anche un barbiere, perché lui all'inizio della sua gavetta faceva il barbiere anche. E in tutto ciò aveva l'asma, soffriva di un'asma che poi l'ha stroncato alla fine della sua vita. Possiamo procedere? Ecco. Qualcuna di queste foto forse la conoscete perché si trova in Sicilia, si trova a Palermo, si trova a Noto, esatto. E sono delle immagini che ci fanno capire un po' che cosa intendiamo con il barocco, cioè come lo guardiamo il barocco. Questa parola si sente spesso nella storia, nella pittura, nell'architettura, nella musica, però qual era il punto? Cioè, secondo me il punto, lì ci sono le caratteristiche del cambio, l'illusione ottica, cioè quando entriamo in quelle chiese, in cui, nei palazzi soprattutto, in cui il soffitto è piatto come questo, però ci sembra di guardare oltre, fino al cielo, la prima foto che vedete in alto. Oppure l'idea di poter muovere la pietra, come queste colonne tortili, cioè la pietra è ferma, ma abbiamo l'impressione che si possa modellare e muovere, come fosse Creta. Le prospettive e anche la cura per il dettaglio. Ecco, questa secondo me è una delle caratteristiche più importanti. Quella cura per gli ornamenti, l'ornamentazione, il dettaglio, quello che in tempi più recenti del ricamo, magari
è talmente importante che era diventata una cosa che divertiva, che la gente, a cui la gente piaceva. Ora, perché è importante dire, come ho detto all'inizio, che il compositore coincideva con il musicista? Perché in quell'epoca le regole per scrivere una composizione non erano tantissime come sono oggi, ce n'erano di meno, e quindi molta parte della musica si scriveva perché la si suonava ed era bella, si divertiva il musicista, diceva, ma guarda che figo questo passaggio, lo scrivo, e quindi sono rimaste a noi scritte, come le vediamo in grande in questa pagina, tantissime ornamentazioni, cioè la parte più divertente di un musicista virtuoso. Tutte quelle notine appiccicate in nere sono dei movimenti rapidi, movimenti che in realtà alla musica non servono. Adesso io pregherei magari di farci sentire, Carmine ci fa sentire la prima frase senza le ornamentazioni, senza i movimenti rapidi, gli abbellimenti anche cosiddetti. Questo sembra un moderno canto da messa, però il punto è che l'ornamentazione era quello che la rendeva ricca questa musica, quindi adesso magari la ascoltiamo nella versione originale. Su questo vado rapidamente. L'idea del movimento che abbiamo visto nelle colonne tortili è rappresentato qui, si vede bene come la melodia va su e giù, e soprattutto come le due melodie del flauto e della voce si inseguono. Questa non abbiamo il tempo di ascoltarla adesso. Andiamo avanti. Il motivo, come vi dicevo prima, di queste cose, di scrivere la musica in questa forma che non è naturale, perché era bello così, cioè la gente piaceva e pagava per ascoltare questa musica. Andiamo adesso un poco dentro la partitura di quello che ascoltiamo. Ascolteremo un brano diviso in quattro parti, recitativo, aria, recitativo, aria. Che cos'è un recitativo? Un recitativo è un momento della musica vocale che viene dall'opera in cui la voce canta ma quasi si avvicina al parlato. Cioè evita tanti abbellimenti, tanti movimenti, perché il testo si possa capire. Invece l'aria è il momento in cui la voce ha l'esplosione, cioè si deve divertire la gente, si deve divertire il cantante, deve mostrare quanto è bravo questa stella. Prima di passare all'ascolto, introduco Dario Castello, che è il secondo autore di questa sera, il secondo compositore. Di lui abbiamo trovato solo una foto su Instagram, su sua epoca veniva detto stile moderno, oggi sono passati 400 anni, non è così moderno, però per lui, non lo rimaniamo lì, lui addirittura si scusa, quando aveva circa 20 anni, scrive un libro, una raccolta di musiche, all'inizio si scusa, dice scusate se le ho fatte difficili, queste parafrasando, no? Scusate se le ho scritte difficili, però sapete lo stile moderno è così, io mi devo adattare, e quindi, però se le studiate vedrete che sono belle. Perché ci ricordiamo Dario Castello? Dario Castello è quello che ha dato un impulso incredibile alla sonata. Sonata oggi è una forma ben precisa, molto estesa. All'epoca sonata era tutta la musica che non veniva cantata e che non veniva suonata da strumenti come questo. Possiamo andare avanti.